Meme Economics, nuova puntata, la facciamo in diretta questa volta e poi ovviamente ci ricollegheremo con quello che accade sul fronte dei mercati finanziari. È una settimana all'insegna dell'attesa, attesa un po' per tutti i principali asset e i principali market mover, e quindi cominciamo forse anche un po' a innervosirci da questo punto di vista. Ad esempio, il fronte Brexit può essere un buon modo per partire da questo punto di vista e vedere che cosa succede. Sul fronte Brexit facciamo vedere il primo meme che abbiamo realizzato. Ecco, abbiamo pensato subito a Pablo Escobar, aspettava che Unione Europea e Regno Unito trovassero l'accordo sulla pesca, perché poi è questo, no, il problema. Si parla dell'accordo sulla pesca, che detto così fa quasi sorridere, anzi fa sorridere, poi ovviamente la questione è abbastanza complicata, però insomma su questo fronte ci si è ingarbugliati, si è incespicati e non si riesce ad andare avanti per nessun motivo. E allora, come detto, attesa almeno fino a domenica. Andiamo avanti però, perché poi c'è un altro fronte su cui gli investitori e gli operatori sono fermi. Eccolo, ce lo mostra Kermit, personaggio dei Muppet, gli operatori mentre aspettano di nuovo l'oro a quota $2000 al barile. L'avevamo segnalato come pronti a tornare a $2000 al barile. Sul lato tech, chiedo scusa, $2000 l'oncia, non al barile. Il barile serve per il petrolio. Ebbene, insomma, siamo a 1800, siamo scivolati anche fino a 1700, e quindi quei 2000 indicati purtroppo non sono stati ancora raggiunti. Andiamo avanti, altro fronte dove l'attesa la fa la padrone, l'OPEC. Guardate il povero operatore che è diventato scheletro, perché aspettava che l'OPEC Plus prendesse una decisione sul taglio alla produzione del petrolio. Cosa hanno detto membri dell'OPEC? Rinviamo a gennaio, va bene, allora noi restiamo in attesa che l'OPEC prenda una decisione, un po' come spesso ci capita. Andando avanti c'è un'altra attesa, ed è quella riguardo il recovery plan. In realtà qualcosa si è sbloccato, però abbiamo visto come Italia Viva si sia messo di traverso nei confronti delle decisioni sul governo, su come decidere del governo, su come decidere di spendere le risorse del recovery plan. E allora ci siamo immaginati Matteo Renzi, ancora con Kermit, che è il protagonista della puntata di Meme Economy di oggi, che si beve il suo tè, sorseggia il suo tè mentre il governo discute sul recovery plan. Non gliene frega niente, tanto la posizione del re di Renzi in questo caso è mettersi di traverso. E pazienza che Ungheria e Polonia abbiano dato il via libera per l'utilizzo insomma di queste risorse. Ma l'attesa ovviamente è anche per così insomma le feste che arrivano, in particolare per quanto riguarda Natale e Capodanno. Ci siamo sostanzialmente a metà del mese e quindi siamo pronti per prepararci a un Natale diverso, con i lockdown mirati, con i DPCM di Conte che di fatto impedisce determinati movimenti tra comuni, tra regioni. E allora prepariamoci come faceva Renato Pozzetto nel Ragazzo di Campagna: Natale, a Capodanno, tac, nel senso che ci prepariamo la nostra tovaglia metro, i nostri spaghetti in barattolo, il nostro tonno con grissino per tagliarlo e il vino cartonato nel suo famoso appartamento pieno di angoli che va ad affittare insomma all'interno del film, appunto, Il Ragazzo di Campagna, film cult per tanti, ne sono certo anche tra voi che ci seguite a casa. Dicevamo, attesa per il Natale, quindi anche attesa per i regali. E chissà che, ma questa volta non abbia ragione Alberto Angela nel prossimo meme, quando ti regalano il libro giusto. Alberto Angela che dice: immaginate amici, ciò avveniva una volta ogni 127 anni, una delle espressioni virali più famose, diciamo così, all'interno appunto del web per quanto riguarda i meme, e con Alberto Angela ce ne sono tante. Beh, auguriamo a voi di ricevere il libro giusto, e auguriamo anche tante diciamo buon compleanno a chi compie gli anni, a chi spegne le candeline nei momenti meno opportuni, o meglio nei giorni meno fortunati. Tutti quelli che compiono gli anni a Natale, Santo Stefano e ultimo dell'anno si sentiranno come questo gattino con in testa neanche un cappellino per festeggiare, un cono di quelli che si trovano
per strada e una candelina. Insomma, purtroppo il Natale e tutto il resto va a sovrapporsi sul compleanno e quindi si festeggia una volta sola. Tanti auguri anche a loro, ovviamente, nella speranza che il 2021 sia decisamente migliore del 2020, che poi, insomma, mettetevi nei panni del 2021, vediamo anche il prossimo cartello, il prossimo meme. Se fossi il 2021, Kermit sempre presente, avrei un'ansia alla prestazione bestiale. Questo è un meme che abbiamo preso dagli amici di TML, però effettivamente chi ci dice che il 2021 sarà effettivamente migliore del 2020? Io, insomma, incrocerei le dita fossi in voi, ma su un fronte siamo assolutamente certi e qui mostriamo, questo non è un meme, è la verità, la copertina, la cover del Time 2020 con una bella X rossa sopra. Per molti è una copertina molto coraggiosa, per me non lo è per niente, cioè era l'unica forse copertina possibile e immaginabile per un'annata di questo tipo. Ma c'è di più, non c'è solamente il Time ad aver proposto questa copertina. Guardate il New Yorker, eccolo qui, il concetto di smart working l'abbiamo elogiato tanto, un po' meno forse in Italia parlando di telelavoro, però ci si riduce quanti, secondo me ce ne sono in tanti anche di quelli connessi con noi ad essersi ridotti in questo modo per quanto riguarda appunto lo smart working. Ci si riduce con le ciabatte, con tutta una roba per terra, insomma, con mentre si beve il proprio bicchiere di non so quale vino, perché alla fine in questa pandemia per certi versi le bevande alcoliche sono state quasi l'unico supporto, il gatto nella gabbia perché se no ti disturba mentre lavori, insomma non proprio benissimo questo smart working. Ovviamente cerchiamo di raccontarvelo con il sorriso da questo punto di vista e ricordiamo anche un altro degli aspetti più attuali della settimana, e cioè l'operazione cashback che ha lanciato il paese e la solita situazione in cui non tutto va per il verso giusto dal punto di vista tecnologico. E allora noi immaginiamo l'app IO, che è l'app da scaricare per avere indietro parte del denaro speso con la carta di credito, perché è così che funziona il cashback, molto riassumendo e molto sintetizzando. L'app IO si sente un po' osservato, anche perché ci sono stati dei problemi, e allora fa finta di niente. Insomma, capisce che si parla di lei e poi guarda altrove per cercare di non attirare troppo l'attenzione, anche se l'attenzione ne ha addosso e come. E guardate anche il prossimo meme, questa è una questione interessante, il concetto della privacy. Vi ricordate con Immuni? Scaricare Immune per tracciare i contagi in totale anonimato? Ecco, sembrava quasi il diavolo, no? Sembrava qualcosa a cui noi non volevamo assolutamente cedere. Ecco il concetto della privacy in Italia, perché poi quando si tratta di scaricare IO, l'applicazione che traccia tutti i tuoi pagamenti su carta, quindi che tu compri carne, pesce, bambole gonfiabili, qualunque cosa, beh, insomma, lo Stato lo sa, però a noi va bene, perché tanto ci restituirà un tot di soldi se li spendiamo con la carta di credito. Ovviamente non possiamo non guardare quello che è accaduto su Wall Street con i nuove hype, i nuovi titoli, nuove compagnie, nuove società che si riversano in Wall Street, e a noi ci piace immaginare la situazione con il prossimo meme. Eccolo qua, Wall Street che sta seduto sul divano tranquillo, quelli magari sono lo Standard & Poor's 1 e il Nasdaq l'altro, felici e rilassati per il fatto che comunque si guadagna, il rally continua a essere rialzista, ma ecco che arrivano Airbnb, DoorDash, Roblox, Wish e tutti gli altri che si stanno per abbattere come una tempesta, insomma, su Wall Street, ma non per forza negativa, insomma, può essere anche positiva, tant'è che DoorDash, lo abbiamo detto più volte, è partita con un prezzo di partenza decisamente superiore alle attese. Chiudiamo questa rassegna e questa edizione di Meme Economic con l'ennesimo personaggio famoso che ci ha lasciato, Paolo Rossi. Sono sicuro che molti di voi lo hanno visto dal vivo ai mondiali di Spagna 82, qualcuno anche nel 78, perché comunque anche nel 78 Pablito fu protagonista di un gran bel mondiale, quelli in Argentina, un po' meno quelli nell'86. Io, essendo un po' più giovane rispetto a qualcun altro, me lo ricordo con la maglia del Milan quando avevo più o meno 6 anni, e poi nelle figurine quando indossava la maglia del Verona. Opinionista molto discreto, molto educato, quasi quasi timido, ma sicuramente lascia un vuoto, insomma, il suo addio che è stato annunciato dalla moglie, aveva 64 anni, ucciso, diciamo, è stato
stato letale per lui, un male incurabile con cui lottava da anni. E noi lo ricordiamo con questa bellissima espressione che ha usato Giovanni Trapattoni: i calciatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori. Ciao Paolo, ciao Pablito, anche da parte nostra. Questo è Meme Economics. Speriamo di avervi in qualche modo strappato qualche sorriso. L'appuntamento ovviamente sarà per la prossima settimana.